Tante promesse, siamo ancora a casa in balia del nostro futuro. Non sappiamo che fine dobbiamo fare, perché siamo in cassa integrazione a zero ore e non sappiamo il nostro futuro. Sono due degli oltre 100 ex dipendenti dell'Ocean di Mugnano e Giugliano, finiti in cassa integrazione, che questa mattina hanno manifestato all'esterno dello store Conad, ex Ocean di Mugnano. Si tratta di lavoratori che stanno confluendo nel gruppo Conad e che vedono il loro futuro lavorativo a tinte fosche. Niente garanzie, niente futuro. A Giugliano a sostituire l'ipermercato Ocean è appunto Coop, a Mugnano invece è un punto Conad. In origine i dipendenti dell'Ocean di Mugnano erano un centinaio, nella transizione poi 60 sono stati riassorbiti ed è questo un altro dei punti dello scontro. Non sono stati spiegati ai dipendenti i criteri con cui è stato composto l'organico. I criteri praticamente non sono stati proprio presi in considerazione, le scelte sono state totalmente personali della nuova azienda. Magari hanno tenuto fuori un disabile, hanno tenuto fuori una mamma di famiglia con due bambine che praticamente niente, criteri zero, non hanno adottato nessun tipo di criterio. Presente al sit-in anche il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro. Mugnano si paga il prezzo più alto perché abbiamo in proporzione al numero di dipendenti il maggior numero di esuberi in percentuale. È uno smacco forte perché siamo in una pandemia, quindi con la situazione Covid e quindi con una difficoltà enorme nella eventuale ricollocazione di quelli che sono i lavoratori. Arrivano promesse che coloro che si insedieranno nelle superfici non alimentari assorbiranno e assumeranno, ma per ora restano promesse, noi vogliamo fatti, non vogliamo parole.